pietroso, proprio solcata, diciamo, dal fiumicento che poi è stato scoperta nell'Adriatico, quindi di grande finezza, una storia pluritrentennale, con Gianfranco Giallo, che forse ci ha insegnato un po' più di quanti ad apprezzare il mio. Buonasera a tutti, infatti Via di Roma, secondo Gianfranco Gallo, l'azienda rilevata dal padre, dal nonno di Gianfranco, diciamo che Gianfranco inizia nel 78 e nell'arco di un decennio trasforma completamente l'azienda fino agli anni 90, in cui decide di vinificare ogni singolo cru in maniera separata, lasciando affinare i vini 2 anni in cantina, e infatti la sua prima grande annata è il 1992. Diciamo sì, è una delle aziende pianeggiante, però c'è la parte che Gianfranco ha destinato a tutti i suoi migliori vigneti, è un'azienda che non è un'azienda alluvionale del fiume Isonzo, ma è proprio un terreno autoctono di origine argillosa e di uno scheletro di sassi, insomma, per un 60-70%. Le altre parti, secondo Gianfranco, non sono idonee per fare grandi vini. Cosa posso dire? Cioè, in questi, diciamo, dei primi 15 anni del primo periodo di Gianfranco Valle, Gianfranco rivoluziona anche tutta la cantina, cioè modificandola, ristrutturandola, rifacendola completamente secondo criteri già all'epoca, come dire, avanti nella concezione, e penso, insomma, che sia un'azienda che nel tempo ha preso una strada che poi molte altre aziende hanno seguito un po' avveniristica, insomma. Infatti, come diceva Guido, è un'azienda che ha insegnato a molti a un faro, insomma. Poi dopo, se avete qualcosa...